Quando mi sono iscritta a Toastmasters un paio di anni fa, non sapevo cosa aspettarmi, se non quello di fare pratica al public speaking, naturalmente. Immaginate la mia sorpresa quando, poche settimane dopo il mio icebreaker, mi si è avvicinato uno dei nostri officer, dicendo: "Senti, sta partendo la stagione dei contest, perché non partecipi anche tu?" Non ci avevo mai pensato, chi lo sapeva che in Toastmasters ci fossero i contest. Perché no, ho detto. Proviamo. Io non ho paura di niente. E così non potevo partecipare all'International Speech. Ho partecipato invece ai Table Topics e Evaluation Contest. E lì è partito una specie di tornado. E passavo dal club all'area e mi sono trovata alla division. Voglio farvi vedere una foto dei momenti prima di salire sul palco all'Evaluation Contest nel division. Nel 2019. Come vedete, non avevo paura di niente. Ero terrorizzata. Ma una delle cose che ho scoperto proprio in quel giorno lì, se avete notato nella foto, c'è una persona che mi sistema il microfono. Oltre ad avere la responsabilità di mettere a posto le attrezzature tecniche, Toastmaster Antonio era lì per sostenere e spingere i concorrenti sul palco. Così è andato. E quel giorno lì ero vincitrice perché avevo partecipato. Fra parentesi, ho vinto anche la gara, sorprendendo me stessa sicuramente. E sono andata avanti al district, dove non ho vinto. Ma devo dire che anche lì è stato un ricordo bellissimo. Non ci sono le foto, ma resta tutto qui, come tutte le esperienze che faccio e che farai anche tu in Toastmasters. Grazie a Toastmasters e grazie a voi che avete ascoltato.